Il tempo di alzarsi dal tavolo dell'incontro che il Movimento 5 Stelle ha già fatto saltare, l'appena avviata trattativa con il PD sul testo delle riforme costituzionali. Ma Renzi per ora va avanti deciso, certo di avere i numeri per fare approvare la riforma su cui inizierà la votazione lunedì. Solo una coincidenza o molto di più? Poche ore dopo la sentenza di Milano che ha assolto Berlusconi dal caso Ruby e l'annuncio che Forza Italia non cambierà linea politica, dall'accordo sulle riforme che il governo Renzi intende raggiungere possibilmente con tutte le opposizioni, si è chiamato fuori il Movimento 5 Stelle. No a nuovi incontri con il PD, ha annunciato Di Maio, che giovedì dialogava con Renzi in diretta streaming. I grillini annunciano di essere pronti a votare solo una legge elettorale che preveda le preferenze e si affidano a quello che nel frattempo dirà la base del movimento nella consultazione sul web, in modo che i cittadini iscritti possano esprimersi, sottolineano in una nota Grillo e Casaleggio. Abbiamo semplicemente detto che i tavoli di confronto sono stati già abbastanza, non vogliamo far perdere tempo ai cittadini italiani, quindi la settimana prossima andiamo in aula al Senato per l'immunità parlamentare e tra 15 giorni verificheremo se la legge elettorale ha le preferenze. Ma Renzi non si scompone, l'importante è che il giorno della votazione sia quello giusto, perché loro sono come le targhe alterne, un giorno sì, un giorno no, cercheremo fino all'ultimo di tenerli dentro. Appuntamento lunedì a Palazzo Madama, dove si comincerà a votare la riforma del Senato.